Dunque io volevo 4. La versione più famosa è quella di Nat King Cole, che incise il brano nel 1946. La canterà per noi questa sera Silvia Cerquaglia, accompagnata dall'Arcadia Wind Orchestra nell'arrangiamento di Massimo Conigli. The Christmas Song. Let It Snow. Let It Snow, lascia che nevichi, significa, è una canzone natalizia scritta dal paroliere Sammy Cahn e dal compositore Jules Stein nel 1945 e originariamente interpretata da Vaughn Monroe, ma tantissimi sono stati gli interpreti famosi come da Frank Sinatra, Bing Crosby, Dean Martin, Michael Bublé e non di meno della nostra Mina. L'arrangiamento di Daniele Belloni. Torna il coro polifonico a casa, dirige il maestro Luca Morcantini. On the middle side is my door,
oltre alla musica natalizia, permetteteci una piccola parentesi, diciamo, un po' più seria. L'orchestra vi farà ascoltare Dancing numero 2 di Arturo Márquez, compositore messicano nato ad Alamos nel 1950, figlio di un musicista mariachi, che riesce a fondere la musica popolare sudamericana con la musica classica in maniera entusiasmante. Danzón era la danza ufficiale di Cuba, che si sviluppa poi in tutta l'America centrale, ma in particolare i danzones hanno ispirato Márquez per questo brano. Provengono dalla regione di Veracruz, in Messico. Danzón numero 2 di Arturo Márquez, dirige il maestro Luca Morgantini. Thank you.
Nessun dorma, e non è un invito anche perché è impossibile con musica del genere, Nessun dorma è una celebre romanza per tenore della Turandot di Giacomo Puccini. Il solista Amadi Laga. Thank you.
proseguo con la più famosa canzone di Natale di sempre, la più famosa in assoluto. Sto parlando appunto di White Christmas di Irving Berlin. Quindi canteranno per noi, accompagnato dall'orchestra e diretti dal maestro Luca Morgantini, Miriam Magnani e Paolo Bruni. Thank you.
prendo il microfono. Sempre acceso, sì. Come portavoce, posso dirlo? Sì, 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 sì. Come portavoce un attimo dell'orchestra insieme al maestro. Vi rubo solo un secondo, un forte grazie. Non riguarda me, ovviamente. Sono un problema perché anche per noi dell'orchestra questa sera è una serata veramente importante, perché non so se tutti sanno, se sapete che stasera festeggiamo il 15° anniversario, il 15° anno di fondazione dell'Arcadia Wind Orchestra. Quindi per noi è una serata molto importante, 15 anni significano tanto. E noi volevamo, i più anziani diciamo inizialmente, ma poi tutti i musicisti rappresentano, perché qui fra noi c'è tanti musicisti che erano presenti 15 anni fa alla prima prova. Credo di non dimenticarmi, Giorgia, Franco, Rossella, Marco Rappoli, Francesco Cafaggi, Jacopo, ovviamente il nostro presidente, io il sottoscritto, ma tutti i musicisti. Volevamo rendere doveroso tributo a chi questa orchestra l'ha pensata, l'ha fatta nascere, l'ha fatta crescere, l'ha alimentata nel vero senso della parola, l'ha fatta diventare probabilmente una delle migliori formazioni orchestrali, almeno del centro Italia, diciamo. Ci ha fatto veramente vivere emozioni incredibili. Penso alle collaborazioni con i maestri, quello che avete sentito questa sera, ma i cantanti del passato, i grandi solisti con i quali abbiamo lavorato insieme, al maestro Andrea Monti, il primo trombone in Santa Cecilia, il maestro Marco Pierobon, è stata un'esperienza incredibile. I concorsi, ci ha fatto vivere l'emozione dei concorsi, arriva del Garda il concorso internazionale, ma soprattutto chi era con noi sul palco, la vittoria al concorso Bacchetta d'Oro di Fiuggi nel 2010. E tante esperienze. E quindi con il maestro dicevamo veramente grazie caro Daniele. Fra 5 anni per il 20° speriamo di farci di più. Allora, mi scrivono a Daniele del 15° anniversario di fondazione dell'Arcadia Wind Orchestra con sincero affetto e gratitudine, ma io sono grato a loro perché sono dei musicisti bravissimi e fin dalla prima prova che noi facciamo diamo le partiture e mi sembra una cosa impossibile che suonano così bene. Luca ci dirige altrettanto bene, è una soddisfazione, poco sforzo e tanta soddisfazione, quindi grazie a tutti. A tutti. In questa orchestra si sono tutti il Ministero dell'Italia, ma ci sono i musicisti che hanno suonato per anni nell'orchestra della Scala di Milano. Cioè per me suonare con loro è tutto un onore, di cui poi mi fanno anche questi regali oltre a sopportarmi, insomma, grazie tanto. Finiamo in bellezza con un sogno natalizio. Adesso immaginatevi di salire su un treno che vi condurrà verso il meraviglioso 2020 attraverso una montagna di auguri, perché questo è il treno Polar Express.
Children sleeping, stories of